Diamo la buona serata a Marilisa Somma, segretario del Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli, e Paola Carello, segretario del Consiglio distrettuale di disciplina MA di Roma. Ad entrambe buona serata. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo con la dottoressa Somma. La deontologia forense, una sconosciuta, o per meglio dire, è davvero una nota sconosciuta? Vi è da dire che la professione forense è nata nella notte dei tempi e con il passare degli anni e con l'evoluzione di norme e codici, modelli di comportamenti ed anche impoverimento dell'animo umano, si è sentita forte l'esigenza di cristallizzare in modo sempre più specifico modelli e norme di comportamento nell'esercizio della professione. La legge professionale del 2012, la 247, ha sottolineato quindi la necessità di una riforma delle norme deontologiche degli avvocati, norme che risalivano al 1997. La deontologia è l'insieme delle regole di condotta che si riferiscono ad una professione. Con il nuovo codice deontologico approvato il 31 gennaio del 2014, si è avuta la tipizzazione delle norme. E al di là di alcuni precetti generali e senza sanzione tipizzata, tutti gli altri articoli del codice deontologico stabiliscono condotta e sanzione. A 6 anni dall'entrata in vigore del nuovo codice deontologico, ci si è subito resi conto, noi tecnici di deontologia, che queste norme sono poco conosciute e spesso si tratta più di errori per mancanza di conoscenze specifiche dei precetti di cui è il codice deontologico che di volute omissioni o comportamenti vietati. Sia ben chiaro, avvocati che volutamente errano, spesso commettendo anche reati penali, ve ne sono a migliaia. C'è tanto buio di conoscenza, non solo sulle norme deontologiche, ma anche sul procedimento disciplinare, siccome è statuito. Alla luce dei 6 anni di esperienza di disciplina deontologica, si sente sempre più forte l'esigenza di implementare uno studio approfondito della deontologia, già come materia universitaria e non solo come argomento di studio per l'esame di abilitazione professionale. E questo perché più è alto il grado di conoscenza del codice deontologico e minore sarà il numero di professionisti che, diciamo, erra nel corso della sua professione. La formazione deontologica, dunque, è l'ABC, possiamo dire, di ogni professionista, come dovrebbe essere la grammatica per uno studente. E sulla formazione va posta maggiormente l'attenzione da parte sia del COA che del CNF. A lei. Ecco, andiamo dalla dottoressa Carello. Dottoressa, ma sulla base anche di quello di cui parlava e diceva, perché ha fatto anche delle date, no? Ha fatto un breve excursus la dottoressa Somma, ma è esatto sostenere che allora che il 2015 è l'anno zero della nuova disciplina forense? Da lì parte tutto, dal 2015, da 5 anni fa? Sì, non a caso qualcuno parla proprio di una rivoluzione copernicana, perché dal 1 gennaio del 2015 sono divenuti operativi i consigli di disciplina forense che operano su base distrettuale, ce n'è uno in ogni distretto di corte d'appello. E sempre il 1 gennaio del 2015 si è iniziato ad applicare il nuovo procedimento disciplinare delineato dalla nostra legge, nuova legge professionale, la 247 del 2012. Un procedimento disciplinare completamente diverso da quello precedente. A ciò si aggiunga che da dicembre 2014 è entrato in vigore il nuovo codice deontologico forense. Quindi vediamo che il precedente sistema è stato stravolto dalla legge professionale ed anche in ambito disciplinare si è realizzata l'applicazione dei principi di indipendenza e di terzietà del giudice. La funzione disciplinare, più precisamente la funzione di giudicare le infrazioni disciplinari, oggi spetta al Consiglio di disciplina forense, ma prima era attribuita al Consiglio dell'Ordine locale. Prima il giudice disciplinare, Consiglio dell'Ordine, giudicava la condotta del proprio iscritto, che era un soggetto con il quale lui aveva una relazione, perché l'iscritto era colui che partecipava all'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine che poi lo avrebbero giudicato la sua condotta da un punto di vista disciplinare. Sappiamo quanto questa relazione abbia influenzato l'andamento delle attività disciplinari in un sistema che prima
non prevedeva limiti temporali ai mandati delle cariche istituzionali dell'avvocatura. Inoltre c'era un'altra caratteristica nel COA, cioè il Consiglio dell'Ordine concentrava in sé tre funzioni. Era infatti il soggetto che avviava l'azione disciplinare, era il soggetto che pure la istruiva, questa azione, questo procedimento disciplinare, e infine era anche il soggetto che decideva il procedimento. Nel sistema attuale non è così, nel sistema attuale è preclusa al consigliere di disciplina forense ogni valutazione delle condotte degli iscritti al suo stesso ordine forense. Oggi poi nel consiglio di disciplina le tre fasi distinte sono assegnate a tre soggetti diversi. C'è l'avvio, la segnalazione della notizia di illecito che parte dal consiglio dell'ordine, un atto obbligato. Poi abbiamo l'istruttoria del procedimento disciplinare che invece viene attribuita al consigliere istruttore del consiglio di disciplina, che è un avvocato che non appartiene al foro di colui che deve essere giudicato. E poi abbiamo la fase decisionale che spetta alla sezione composta da cinque consiglieri, tra i quali nessuno è iscritto allo stesso ordine forense di colui che deve essere giudicato, e nell'ambito di questa sezione naturalmente non rientra assolutamente il consigliere istruttore. Quindi vediamo che oggi abbiamo tre soggetti diversi che operano in queste tre fasi in totale autonomia. Avvocato Carello, immaginiamoci di essere nell'ambito di un procedimento di fronte al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Ci sono dei suggerimenti pratici per poter mettere in campo un'efficace difesa? Sì, certamente. Magari pensiamo alle domande che più frequentemente ci vengono poste dai colleghi. I nostri colleghi non sono soltanto i segnalati, cioè coloro che subiscono l'esposto, ma spesso sono gli avvocati che depositano gli esposti quando si dolgono della condotta scorretta di un loro collega. Allora gli avvocati ci chiedono: ma dove devo presentare, dove lo devo depositare l'esposto? L'esposto si deposita al Consiglio dell'Ordine, non si deve portare da noi in Consiglio Distrettuale, perché la legge dice che è il COA che trasmette la notizia di illecito disciplinare che gli perviene al Consiglio di Disciplina. E qual è il Consiglio di Disciplina competente? È competente il Consiglio del Distretto in cui è iscritto l'avvocato segnalato, oppure il Consiglio del Distretto in cui la condotta illecita è stata posta in essere. Si tratta quindi di una doppia competenza che può generare dei conflitti di competenza che però vengono risolti dal legislatore con il criterio della prevenzione. Quindi è competente il consiglio distrettuale che per primo ha ricevuto la segnalazione dal COA e l'ha iscritta nel suo registro riservato. Poi c'è un'altra domanda, ecco. Per esempio... Sì, l'esponente. Quelli più frequenti, no? Le domande più frequenti. Sì, l'esponente. Allora, io sono un esponente, posso avere notizie del procedimento e chiedere le copie degli atti? Allora, l'esponente, cioè colui che presenta l'esposto, non è parte, il segnalato è parte, l'esponente no. Ma poiché il procedimento è innanzi a noi a natura amministrativa, l'esponente, così anche gli altri terzi, possono agire nei modi e nei limiti fissati dalla legge 241 del 1990 sull'accesso agli atti amministrativi. Voglio aggiungere che molti dei consigli distrettuali si sono dotati di propri regolamenti di accesso che sono pubblicati sui loro siti e che quindi possono essere consultati molto facilmente. Un'altra domanda che ci viene posta è questa: ma mi devo difendere in sede disciplinare? La difesa è un diritto al quale non si deve assolutamente mai rinunciare, io dico, anche in sede... Come avvocati vorrei anche vedere, insomma... Però il segnalato può difendersi personalmente oppure anche a mezzo di un difensore. L'importante è che la difesa tecnica sia svolta con competenza da chi conosce anche le nuove norme del procedimento disciplinare. Quindi il difensore va scelto con attenzione e devono essere depositate anche memorie difensive pure con documenti. Questo è molto, molto importante, perché una difesa accurata sin dalla prima memoria può essere utile ad evitare che si apra il procedimento, giungendo dopo lo scrutinio preliminare all'archiviazione della notizia di illecito da parte dell'assemblea perché manifestamente infondata. Poi, per quanto riguarda la redazione delle memorie difensive, valgono le regole da seguire per ogni nostro atto.
E questo perché anche in sede disciplinare la chiarezza, l'esattezza e la sintesi sono caratteristiche apprezzate da chi legge e valuta. Assolutamente, certo, fuori da ogni dubbio, guardi, anche nel nostro, nella nostra professione chiarezza, sintesi sono praticamente due parole chiave, due direttrici chiave. Sanzioni disciplinari e decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, Avvocato Somma. Sì, allora bisogna dire che sono previste dal nostro codice deontologico delle specifiche sanzioni disciplinari e vanno da l'avvertimento alla radiazione. Avvertimento è l'invito a non commettere più errori. La censura è un vero e proprio biasimo formale e queste due sanzioni vanno sì a segnalare la scheda che ciascun avvocato possiede, ma non sono uno stop per la professione, nel mentre la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, che viene previsto da 2 mesi come minimo ad un massimo di 5 anni, fino alla radiazione, che la cancellazione dall'albo, quindi sono sanzioni veramente dure, atteso che stabiliscono l'esclusione temporanea o definitiva dall'albo, impedendo dunque all'avvocato di esercitare. Poi c'è una cosiddetta tiratina di orecchie che è considerata, che si chiama richiamo verbale, che è un provvedimento non sanzionatorio, ma che cristallizza un illecito disciplinare, cioè il comportamento dell'avvocato illecito e illegittimo c'è, ma può essere considerato lieve e scusabile e di conseguenza viene emanato, viene posto in essere il provvedimento del richiamo verbale, la tiratina di orecchie. A conclusione disciplinare, la sezione, come ha detto l'avvocato Carello, è formata da 5 consiglieri, tra cui presidente e segretario, e a seguito del dibattimento emette la decisione. Può essere una decisione di proscioglimento, di richiamo verbale, ma anche di una irrogazione di sanzione disciplinare. E la sanzione può essere graduata nel minimo e nel massimo, anche in base a quelli che sono determinate condotte reiterate, piuttosto che buona fede, piuttosto che collaborazione. Come diceva ad esempio l'avvocato Carello, una cosa fondamentale è la partecipazione alla difesa da parte dell'incolpato, perché nel mentre nel processo penale c'è la possibilità di non partecipare e quindi di non parlare, nel procedimento disciplinare la cosa è un po' diversa, perché la mancata partecipazione, la mancata difesa, ai sensi dell'articolo 71, è considerato comportamento valutabile e certamente non in maniera positiva. Bisogna dire che il non difendersi quindi è una cosa che viene sempre valutata. La decisione che viene emessa alla conclusione del procedimento disciplinare deve avere una motivazione corretta e congrua. Deve contenere l'iter logico seguito dal giudicante, deve ripetere sempre quello che è rispettare, sempre la corrispondenza fra i fatti posti alla base dell'incolpazione e quelli assunti per l'inflizione della sanzione. La decisione non è esecutiva, può essere impugnata nei tempi previsti, cioè 30 giorni dalla notifica innanzi al CNF, e una volta divenuta invece definitiva, quindi a seguito dei 30 giorni, se non impugnata, è eseguita dal CUA di appartenenza dell'avvocato. Quindi nell'attimo in cui diventa definitiva, conclude l'attività il Consiglio Distrettuale di Disciplina per poi fare in modo che il CUA esegua il provvedimento emesso. Io vi ringrazio, avvocato Marilisa Somma, avvocato Paola Carello, ricordo segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, l'avvocato Somma, l'avvocato Carello, segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. È un piacere, ho accolto con piacere di poter parlare di deontologia perché tanto più in questo periodo storico convulso, ma sempre bisogna ripartire da quello che sono i fondamenti della professione. Come ci si può comportare e cosa si può fare nello svolgimento della propria professione. Questo bisogna sempre saperlo, anche l'avvocato più esperto. Dall'avvocato più esperto a quello più giovane deve sempre sapere quelli che sono i paletti entro i quali poter svolgere la professione. La si può fare però rispettando una deontologia che è alla base della professione di qualsiasi appunto categoria. Io vi ringrazio ad entrambe e chiaramente, vi invito sin da ora di tanto in tanto di ritornare su questo discorso della deontologia perché
più la si ascolta, più la si sente e più molto probabilmente non incorriamo e magari rischiamo di trovarci di fronte ai consigli distrettuali di disciplina. La ringrazio. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera, grazie.